Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proviamo a rispondere alla domanda: è possibile schierare la formazione perfetta al fantacalcio basandoci sulle informazioni che abbiamo sulle probabili formazioni? Trovare la risposta a questo quesito è realmente difficile, perché spesso in rete ci imbattiamo in numerosissime probabili formazioni, alcune anche in contrasto tra di loro e altre invece totalmente inaffidabili. Nelle ultime ore mi sono imbattuto in un'app che ho avuto il piacere di sperimentare e vi devo dire che ha soddisfatto le mie esigenze. L'app in questione è Fantatitolari, il link per scaricarla, sia che voi abbiate iOS o che abbiate Android, è indifferente, lo trovate in descrizione. E adesso vi spiego brevemente come funziona. Una volta scaricata l'app, ovviamente dal link in descrizione, per fare il login ci vuole pochissimo. Serve solo un'email e una password. E andando poi ad aprire l'app, ad entrarci nel vivo, potete notare sin da subito che si tratta di un'app molto intuitiva e facile da utilizzare. Una volta entrati effettivamente nell'app, l'app stessa vi invita a inserire la vostra rosa al fantacalcio nella sezione La mia rosa. Fatto questo, un'operazione molto breve, molto veloce, che vi impiegherà al massimo un paio di minuti, potrete accedere alle fantastiche funzioni di questa app. Dalla sezione titolari potete avere una panoramica sulla titolarità dei giocatori che avete inserito nella rosa per la giornata in questione, andando a confrontare diverse testate e fonti giornalistiche, tra i quali troviamo la Gazzetta dello Sport, lo stesso Fantacalcio.it, Sky Sport ed SOS Fanta. Non stiamo parlando di fantascienza, ma anzi, una cosa molto facile da utilizzare. Anche qui l'app, come ho detto, è molto intuitiva perché grazie all'associazione dei colori riusciamo a capire lo status del giocatore, se va a giocare o non va a giocare. In verde il giocatore che per quella determinata redazione andrà a giocare da titolare. In arancione il giocatore che è in dubbio e in rosso il giocatore che dovrebbe partire dalla panchina. Se le fonti non danno tutte lo stesso esito, a completare questa panoramica vi è una percentuale della titolarità del giocatore. Altra funzione molto interessante è la Best 11, che permette di individuare giornata per giornata, sempre sulla base della rosa che siamo andati ad inserire, la migliore formazione da schierare per questa giornata. Come vedete dalla grafica, siete liberi di selezionare il modulo che volete e l'app provvederà ad individuare, a seconda del modulo, il miglior 11 da schierare per questa giornata, andando a simulare modulo per modulo un potenziale punteggio che voi potete fare nella giornata, aiutandovi ancora meglio a scegliere quale modulo utilizzare. Questa è un'app recente, ci saranno delle novità, non ci saranno solo queste funzioni, ma ci saranno delle funzioni nuove che arriveranno nei prossimi aggiornamenti. Tra questi troviamo le notifiche per i singoli giocatori. Quindi l'app andrà ad aggiornarvi costantemente con notizie d'ultima ora, con notifiche dello stato dei giocatori della vostra rosa. La seconda funzione è quella chi schiero, serve a risolvere alcuni dubbi di formazione mettendo a confronto due giocatori dello stesso ruolo e scegliere chi schierare, se uno o l'altro e il perché. Andando alle conclusioni, questa è un'app che consiglio, un'app che reputo abbastanza completa. Oltretutto, c'è da dire che il supporto da parte degli sviluppatori assolutamente non manca, e per qualsiasi tipo di problema, ma realmente qualsiasi tipo di problema, li potete anche contattare all'email info@fantatitolari.com e sono garantite celeri risposte. Il mio invito è quello di scaricare questa applicazione, il link per scaricarla lo trovate in descrizione. È gratuita per 14 giorni, dopo i 14 giorni ha un costo annuale di 5 euro. Come vi ho detto, l'invito è a provarla. Avete 14 giorni di tempo per provarla, se vi piace ve la tenete, se non vi piace siete liberi di disinstallarla. Però vi ripeto, per me questa è un'app che merita e che vale la pena assolutamente provare. Ha delle funzioni nuove, delle funzioni innovative che possono essere molto utili per lo schieramento della formazione di giornata. Bene ragazzi, il video finisce qui. Oggi abbiamo quindi parlato di questa nuova app sullo schieramento della formazione. Vi invito a lasciare un mi piace al video. Se non siete iscritti, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale. Se siete interessati a quest'app, link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video.